Radio VCS, e a questo punto continuiamo con la pagina locale, un approfondimento legato invece al mondo del commercio che piano piano insomma si cerca di far ripartire. Si diceva nei giorni scorsi si sta entrando nella fase 2 e tra queste cose che ci sono c'è proprio anche la ripartenza naturalmente delle attività economiche e commerciali. In particolare ci sono i primi negozi che iniziano ad aprire. Per avere ulteriori informazioni abbiamo in linea con noi il mondo proprio di Ascom Confcommercio con Laura Bonaldo, che vado a salutare. Ciao Laura, buongiorno e bentrovata. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao, bentrovata. Senti che voce squillante e positiva che c'ha la nostra Laura. Allora, sempre positivi. Allora, senti, le prime attività stanno ripartendo, però ci sono alcune limitazioni. Allora, volevo che tu, naturalmente, a fronte della tuo osservatorio privilegiato, ci dessi tutte le informazioni del caso. Sì, allora, quali sono le attività che, a differenza delle scorse settimane, possono timidamente riaprire? Timidamente, mi piace. Timidamente riaprire. Allora, le librerie e le cartolerie, sì. Nonché i negozi di abbigliamento per bambini. Specifichiamo che i negozi di abbigliamento per bambini devono essere quelli prettamente dedicati. Okay. Quindi se uno ha un negozio di abbigliamento e ha magari un'area bimbi, ma non è un negozio specificatamente dedicato, non rientra nella possibilità di riapertura. Perfetto. Dopodiché è uscita ieri un'ordinanza che è già in vigore, per cui le attività che possono riaprire 2 giorni a settimana. All'inizio si pensava che potessero scegliere quali giorni rimanere aperti. In realtà, forse per facilitare un controllo da parte delle autorità o altro, i giorni in cui le attività possono rimanere aperte sono il martedì e il mercoledì. I giorni in cui sono chiusi possono comunque dedicarsi alle consegne a domicilio. Ecco, questa è una cosa importante. Tra l'altro proprio in queste ore ci sono state le prime riaperture e sembra anche con un buon flusso di persone, ma anche direi tutto sommato con un'attenzione, no? Mi sembra che, non so se avete avuto anche voi delle informazioni, la gente stia affrontando queste novità con la giusta attenzione rispetto dei limiti. Almeno in questo inizio. Gianni, allora è già più di un mese che ci troviamo in questa situazione, quindi anche noi, certo, abbiamo capito. Sta cambiando il nostro approccio alla socialità. Certo. Quindi, anche per le attività che aprono, diamo dei consigli tecnici. Sì. Allora, la distanza sociale che prevede la Regione Veneto è quella di 2 metri tra le persone, quindi non più di 1 metro. Quindi dico a quelle attività che magari hanno dei piccoli spazi di far entrare le persone in modo contingentato, una persona alla volta. Okay. Tanto tutti ormai sappiamo che dobbiamo uscire ed essere muniti non solo di guanti e mascherina, ma anche di tanta pazienza. Certo, okay? Che quella è una dotazione di base oramai. Esatto, quindi gli consiglio magari di ricevere le persone al suo appuntamento, potrebbe essere una soluzione. Sì. O comunque usare la classica catenella o un cartello fuori con scritto può entrare una persona alla volta. La cartellonistica, che però diventa obbligatoria, è quella a cui si indica al cliente di entrare solo con guanti e mascherina. Questo è bene che sia appeso magari fuori, tutti lo sanno. Certo. Tutti dovremmo saperlo, però magari un'attenzione in più anche da parte del commerciante, che qualora dovessero arrivare i controlli è responsabile. Sì. La sanzione andrebbe in capo a lui. Mettete tutti quanti i cartelli, così evitiamo, insomma, così tutti sono avvisati, insomma, come si dice. Esatto. In Veneto, a prova di mona, che è proprio quella roba. assolutamente. Quindi Gianni, questo è, insomma, ci sono le prime riaperture, speriamo sia un banco di prova. Vedo che la gente comunque capisce che ormai guanti, mascherine, distanza sociale sta entrando a far parte del nostro comportamento automatico. Chiaro. Speriamo che si vada verso una graduale riapertura anche di tante altre attività. Non c'è dubbio. Laura, grazie come sempre per la tua chiarezza espositiva e grazie di queste informazioni che ci ha dato dal mondo di Ascom Confcommercio. Quando ci sono altre novità naturalmente ci risentiamo. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi, teniamo duro, buona giornata. Ciao, a presto. Radio BCS.